bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Megaton Musashi Wired. Nello scorso video siamo arrivati a Solon, noi piloti, e a Solon sono arrivati anche la regina Crusade con il suo consigliere e anche i due sottoposti di Grifas, che ci hanno attaccato con le loro viverne, ma siamo riusciti a vincere con non troppa difficoltà, e abbiamo anche delle nuove abilità che però mi hanno fatto davvero pena. Cioè, Gaudia ha un'abilità interessante, ma il rogue di Yamato, che è quello principale che uso, no. È una specie di overboard, ma pessima come gestione dell'attacco, della difesa, insomma. È un po' inutile, serve solo ad andare più veloce alla fin dei conti. Dobbiamo però andare a parlare con Duke all'hangar di Rogue One, quindi torniamo a bordo dell'Ixia. Ehi, sono qui per prendere il rogue. Che dobbiamo fare? Oh, non ho sentito il briefing? Useremo il rogue per trasportare materiali. Che cosa? Quindi facciamo un cargo. Lo facciamo diventare un cargo. Mi sa che stiamo ripulendo questo posto. Ma usare il rogue è un po' esagerato, non trovi? Usiamo tutto quello che possiamo. Tu riposati per ora. Ma chi lo pilota allora il mio rogue? Scusa. Riuscire a sopravvivere qui contro i Dractor è piuttosto impressionante. Anche se non so se questo si possa definire davvero sopravvivere. Siamo comunque più preoccupati per le malattie che per i Dractor. Pensi che la malattia si stia diffondendo a causa dell'aria inquinata? Il sistema di purificazione ripulisce l'aria, ma non può eliminare l'inquinamento. Wow, siete davvero fantastici. Ma basta parlare di questo, ho una cosa da chiederti. C'era una ragazza Dractor con noi. È una nemica, ma non è una spia. È salita sull'Ixia. Chi era? Sembrano indaffarati. Sembra che gli abitanti di questa città stiano fuggendo verso il rifugio. Capisco. Quella è la regina. Vi farò fare solo un breve sonnellino. Perdonatemi. Principessa Arshem. Chi sei? Io, Grade Fangur. Sono a servizio di Grifas. Sono qui per lei. Io non ritornerò a Xidol. La prego, si unisca a Grifas e insieme creerete una nuova Xidol. Aspetti. Stai lontano da lei. Chi sei? Mi dà l'assalto Dractor avvistati ai margini di Solon. Perché non siamo riusciti a rilevare la loro presenza? Non lo so. Oh. Che succede? Forse dopo l'ultima schermaglia non si sono ritirati, ma si sono invece nascosti. I Dractor hanno dato inizio al loro attacco su Solon. Tutti a posto di combattimento! La città! Quindi questo attacco è opera tua. La principessa Arshem tornerà con noi o distruggeremo la città. No! Distruggerete le nostre case. Non vi sembra esagerato? Ehi, voi andate! Portate in salvo gli abitanti della città. E tu che farai, Victor? Devo scambiare due parole con il nostro amico qui. Non mi interessa negoziare. Consegnateci la principessa Arshem. Principessa Arshem, torni a Xidol. Grifas la sta aspettando. Mai,
Troverò modo per far vivere i nostri due pianeti in pace. Allora è così. Ora so da che parte stare in questa battaglia. Quindi sei tu l'assassino mandato da Griffas? Pensi di potermi uccidere? Perché stai proteggendo la tua nemica giurata? Perché Ash è mano di noi ora. Voi Terran siete stupidi come pensavo. Aggiornatemi sulle evacuazioni, subito! Kota, preparati il decollo di emergenza! Avviate la sequenza di decollo dell'emergenza dell'Ixia! Accensione del motore antigravitazionale principale, secondo, terzo motore acceso, decollo in 3 minuti! Procedete rapidamente! Mantenete tutti la calma! Tutti riusciranno a entrare, non serve essere impazienti! Ma dov'è Ryugo che non c'era nell'immagine? Come siamo finiti in questo pasticcio? Non abbiamo abbastanza personale. Di questo passo non riusciremo a far uscire i nostri rogue. Già, ci restano solo i soldati, eh? Aspetta un attimo! Per un pelo. Procedure di preparazione a combattimento attivate. Attivazione della sequenza di chiusura delle paratie di emergenza. Scudi difensivi attivati. La paratia è chiusa. Recupereremo i ritardatari dopo la battaglia. È tutto quello che possiamo fare ora. Siamo decollati. Il sistema di camuffamento ottico è fuori uso. Entrare in modalità corazzata Ixia. Il rifugio era così vicino alla città. L'Ixia è già in volo, meglio sbrigarsi. Smettere di giocare, Yogra, ci penso io. Mrs., non metterti in mezzo, questa è la mia battaglia. Anch'io posso combattere. Solo perché non ho mai combattuto finora non significa che non possa farlo. Devo proteggerli. Giamamono wa inaku natta. Kore de zonbun ni tadakaeru na. Kore ka. Kasete nai koyoku. Chigau wa kitasu. Kore ga tadakai no kodo. は怪物にもなれるのかよ。これまでだ。
Gioca. State lottando contro i soldati di Xidol. Dimmi, perché combattete? Non stiamo combattendo, stiamo solo cercando di sopravvivere. Mi perdoni, mia regina, ma non posso approvarlo. Intende forse rinunciare all'orgoglio di Xidol? Io sono la regina, do i miei ordini affinché Xidol possa sopravvivere. Fermati, terra! Cosa? Io sono Arshemlaia, ritiratevi! Principessa Arshem, ma perché? Se Xidol punta a sterminare Terran senza motivo, allora Xidol è mia nemica. Siamo qui per recuperarla, principessa Arshem. Oh, inaspettato. Victor! Resisti, Victor! Ti ho guarito. Dovresti essere in grado di muoverti di nuovo a breve. Grazie, madre. Riuscire a pilotare quell'affare dopo aver a malapena visto il manuale è da pazzi. Ci hai salvato. Dirigiamoci verso le pianure occidentali. Demir ci aspetta. Andiamo. Io starò bene. Voi andate avanti. Ok, grazie di tutto. Mostrerò a questo pianeta il cammino verso il futuro. Ti chiedo di credere in me. Certo. Ancora una cosa da fare. Chi l'avrebbe mai detto che la regina fosse qui? Ma devo ritrovare la principessa. Yamato, sta andando verso i Rogue. Deve inviargli la nostra posizione sul suo dispositivo. そっちじゃないぞ。アーシェムか。ヤマト。お前どこに行くつもりだ。アーシェム、一緒に来い。お前は俺たちと生きるんだ。さあ来るんだ、アーシェム。アーシェム。ごめん、ヤマト。
stai già pensando al futuro. Ma neanche io mi tirerò indietro. Assalto notturno. Le forze dell'Hector hanno finto una ritirata, ma ora attaccano Solon. Impedisci che distruggano la città. Ok. Quindi hai deciso di seguire le tue convinzioni, Arshem? Unire i nostri due pianeti in uno solo, non era così? Certo che sai davvero come complicare le cose. Bene, facciamolo! Non è divertente stare da soli, verrò con te. Bene. Io mi diverto benissimo da solo. E non fare la sociale, Yamato. Anche se ti capisco benissimo, vai tranquillo. Bene, guarda come meniamo. Ma questo stava già mezzo distrutto prima di scendere in battaglia, com'è possibile? Ma non c'avevo la tavola? Solo l'altra volta era la tavola? O devo impostarla? Questo che è qui? L'anti-contraerea, cos'è? Ah, ma sono due? È doppia kill, dai! Non c'è male. Ehi nonno, va tutto bene? Pensa per te, rischi di non pilotare come si deve. Se hai tempo per lamentarti vuol dire che stai bene. Non molliamo. No, no, non si molla niente. Ah, ma questa è tutta quanta all'arena ora? Vabbè. Ci sta, dai. Cavolo, però il Musashi è fortissimo. Yamato, però, non me li puntare quelli che stanno a Capricanole, su! Dai! Quelli più vicino, no? Ecco, tipo questo, perché ora non me lo punti? A parte che anche qui la camera non è che ci dà un grande aiuto, Se schiaccia testa del serpente morirà, dobbiamo trovare il loro capo. E allora, venisse. Eccolo qui, dai! Non è questo, no? Ma perché ne punta un altro? Vabbè, sì, allora però. Ah, sei sceso ora? Allora beccati questo. Ma ancora le viverne. Vai, sacrificio! Eh sì, caro, eh sì. Ti è piaciuto? Vieni qua, dai. Aia. E questo che sta a fare qui? Aia, male. Dov'è? Ah, per questo non riuscivo a bettarla. Oh no. Dai su, ancora. Ok. Sì, però, Tato.
Anche tu non ti far colpire, no? Basta così, il nostro obiettivo è la principessa Ashem, dimentichiamoci le Terran. Lo so, ma voglio del sangue e lo avrò! A tutte le unità, ritirarsi! Legendary. Ok, X si sta avvicinando. Victor invece non verrà con noi. Perché? Questo era il tuo piano, no? L'ho trovato. Un modo per andare avanti. Prenditi cura del popolo di Solon per me, Yamato. Era ora. Abbiamo i trasporti poco più avanti. Regina Crusade! No! Victor! Perché sei qui, Victor? Verrò con te. Non infrango mai una promessa. Anche tu sei un alieno? No. È un Terran, ma è leale a noi. Consideralo un nostro subordinato. Io farò qualsiasi cosa. Bene, non siamo mai troppi. Voi alieni siete molto sconsiderati ad addentrarvi da soli nella landa isolata. Eh? Ehi, che dici di aspettarmi? Tetsuo. Andiamo insieme fino agli abissi dell'inferno, fratello. Eh? Victor non è riuscito ad entrare. È stata una sua decisione. Deve avere un piano. Ashem. La principessa Ashem è nel veicolo di trasporto? Molto probabilmente sì. Allora attacchiamola e prendiamo la principessa. No, con loro c'è la regina. Se ci individuano le nostre unità verranno distrutte. Perché? Perché la principessa Ashem è alleata dei Terran? Che diavolo è stato? Lascia che mi infiltri nel rifugio dei Terran. Che cosa?
Presto saremo nello spazio aereo di Zaxxon. Preparo ad atterrare. Ancora nessuna risposta da Zaxxon. Per caso gli abitanti di Zaxxon... Per dare riparo ai rifugiati risistemeremo nella nuova area, come previsto. Sinceramente mi preoccupa un po' condividere lo spazio con persone che vivevano all'esterno. Stiamo seguendo gli ordini del presidente, ma in caso di problemi saranno le nostre teste a cadere. Lo so, mi farò carico di questa responsabilità. La nuova area, Togomon, sarà gestita e amministrata da Kagicho. Da oggi in poi la gente di Solon fa parte dell'Ixia. Anche loro dovrebbero andare a scuola. Andrò a vedere come stanno. Siamo al capitolo 17. Non ne mancano molti per arrivare a 25. Se andiamo avanti di questo passo, 8 episodi? Probabilmente? Amici, per questo video è tutto. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link ai miei social. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!